Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: andate in città. Vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore. Lode a te, le parole del Santo Evangelo cancellino i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. Con i primi vespri di questa domenica celebriamo la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, comunemente conosciuta come Corpus Domini o la festa del Santissimi Corporis Christi nella forma antica. Questa festa, questa solennità, viene istituita nel XIII secolo, esattamente nel 1264, era l'11 agosto, da un papa molto attento a quelle che erano le realtà spirituali, Papa Urbano IV. Perché questo papa istituisce questa festa? Nel 1263 un sacerdote stava celebrando la messa e, mentre stava celebrando l'Eucaristia, dubitava che all'interno di quell'ostia, all'interno di quel calice, vi fosse veramente la presenza reale di Gesù. E questo sacerdote, nel momento in cui si spezza il pane, cioè la cosiddetta fractio panis,
spezzare il pane, e proprio quando si recita o si canta l'agnello di Dio, l'Agnus Dei, in quel momento, spezzando l'ostia, dall'ostia uscirono delle gocce di sangue e macchiarono, rimasero impresse nel corporale. Sapete che quando noi celebriamo la messa di solito si mette il corporale e poi sulla patena c'è l'ostia. Nel rito antico proprio l'ostia viene poggiata sul corporale e la patena veniva messa sotto il corporale. Ancora oggi nel rito antico si fa così, nella messa tridentina così chiamata. E quindi quel corporale è intriso di questo sangue, era, potremmo dire, quasi una evidenza ancora una volta. Tanti erano stati i miracoli eucaristici che avevano preceduto questo miracolo, ma anche altri ne seguiranno. E Papa Urbano IV rimane molto impressionato da questo miracolo, perché lui era stato arcidiacono a Liegi, in Belgio, e quando era lì aveva avuto modo di parlare con tre persone che avevano avuto da Gesù delle esperienze mistiche. La prima era Santa Giuliana da Liegi, Giuliana di Cornillon. Questa era una priora del monastero dove lei si trovava, ma da piccolina era rimasta orfana, aveva 5 anni, insieme a sua sorella viene, potremmo dire, cresciuta da alcune suore in un lebbrosario. E lì lei vive la sua vita da ragazzina fino ad arrivare all'età di 16 anni, quando decide di farsi suora anche lei, e lì ha già le prime visioni, le prime rivelazioni da parte di Gesù. Lei, che aveva già una grande attenzione alla devozione dell'Eucaristia, meditando ogni volta che partecipava alla Santa Messa quelle parole che Gesù aveva detto: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E un giorno Gesù le fece vedere una sfera come la luna bianca, però c'era una striscia, una parte che era nera, offuscata, e Gesù stesso le spiegò: vedi Giuliana, quella è una mancanza che c'è nella mia Santa Chiesa Cattolica. Manca una festa, che è quella di attenzionare il sacramento dell'Eucaristia. Difatti il Giovedì Santo è il giorno dell'istituzione dell'Eucaristia, ma, dirà Papa Urbano IV nella bolla Transiturus dell'11 agosto del 1264, la Chiesa, presa da tante attività in quel giorno, la messa crismale dove consacra gli oli santi, e poi anche le confessioni, la lavanda dei piedi, tanti sono i riti, e poi subito dopo i riti del triduo pasquale portano via, potremmo dire, quell'attenzione che dovrebbe e deve avere la Santissima Eucaristia. E come durante l'anno ci sono tante feste di santi dove noi li ricordiamo, determinate festività, il Dies Natalis, il giorno in cui i santi vanno in paradiso, anche i nostri santi patroni e protettori, e tante persone non hanno l'opportunità di partecipare a quel giorno, o anche la festa del proprio santo, oppure per motivi di lavoro, chi per professione, chi per impegni familiari, chi deve attendere ai suoi impegni quotidiani, non può. E allora la Chiesa aveva istituito già la festa di ogni santi, il 1 novembre, no? Dove noi ricordiamo tutti i santi. Beh, così come c'è stata la necessità di istituire una festa dove tutti
onorassero la santità di Dio che riflette nei santi, così ci deve essere una festa, dice Papa Urbano IV. Che attenzione il Santissimo Sacramento, e la stabilisce il giovedì successivo, l'ottava di Pentecoste. E lo fa proprio in riferimento a questa santa Giuliana, che aveva già chiesto anche al suo vescovo e a livello locale anche altri vescovi del Belgio iniziano ad attenzionare questa devozione e questo culto eucaristico straordinario. Ma in più lei incontra un'altra giovane, si chiama Eva, e questa ragazza è una giovane eremita, tant'è che viene chiamata reclusa. Lei stessa sceglie di rinchiudersi, di vivere in eremitaggio, perché Gesù le aveva detto: vedi Eva, io sono prigioniero d'amore nei tabernacoli e nessuno viene a visitarmi, ero carcerato. Io mi sono incarcerato in questo sacramento dell'amore, che è la divina presenza in tutte le chiese, e nessuno viene a onorarmi. Almeno tu rimani con me. E lei sceglie di farsi prigioniera d'amore con Gesù eucaristico. Potremmo dire una delle prime adoratrici, l'adorazione perpetua. Inizia con questa giovane Eva, che conosce anche Giuliana, la madre priora, e si confrontano e confidano. E si aggiunge una terza, Isabella, una ragazza che poi entrerà nel monastero anche di Giuliana. Giuliana che però verrà esiliata, viene presa per pazza, viene presa per esaurita, viene presa per una persona e lei sceglie di lasciare il monastero, di farsi ospitare, lei che era la badessa, la priora, quindi, gestiva lei, invece lei va a elemosinare accoglienza, pur di rimanere fedele a quanto Dio le aveva detto. Tanti miracoli. Dicevo, quel miracolo che a Bolsena l'anno precedente aveva colpito molto Papa Urbano, perché si ricordò di questa Giuliana che le aveva confidato questo, quello che mancava nella Chiesa. E il Papa capì che quel miracolo era per lui. Portarono al Papa quel corporale e lui rimase sconvolto. Aveva sentito parlare del miracolo di Lanciano, siamo andati a vederlo con alcuni di voi. Aveva sentito di altri miracoli, sapete che c'è un altro miracolo famosissimo, quello che avviene a Torino, quando un ladro entra per rubare i vasi sacri d'oro dove c'erano le ostie e prende un contenitore d'oro, scappando cade, inciampa, e l'ostia che era nel contenitore, piuttosto che rovinare a terra, rimane sospesa in aria per 3 giorni e 3 notti, rimane sospesa in aria, e tutti vedono quel prodigio. Viene informato l'arcivescovo di Torino, che va e porta la patena, e l'ostia scende lentamente dopo 3 giorni che era rimasta sospesa in aria, scende, e lì viene edificata la chiesa del Santissimo Sacramento. Grandi miracoli, grandi prodigi, dove il Signore non ha mai mancato di, potremmo dire, far comprendere che Lui è veramente vivo, presente, operante con il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità lì, in quel Santissimo Sacramento dell'altare. Siamo nel mese di giugno, mese dedicato al Sacro Cuore, ma siamo anche nella tredicina di Sant'Antonio. Sapete che uno dei miracoli eucaristici è avvenuto per opera di Sant'Antonio, Sant'Antonio di Padova. Stava predicava la divina presenza di Gesù nell'Eucaristia, e un eretico diceva: ma lì non c'è niente. E lui disse:
rinchiudi la tua mula per 3 giorni nella stalla e non le dare né da mangiare né da bere. Se ci fossero stati degli animalisti avrebbero arrestato Sant'Antonio. Oggi non si potrebbe fare. Però lui, io disse, fai così. E lui si mise a digiunare Sant'Antonio e a pregare. E anche lui non mangiò e non bevve per 3 giorni e 3 notti. E poi quel giorno disse, fai uscire la tua mula, però prima devi preparare la biada, la paglia, il fieno e l'acqua. E io uscirò nello stesso momento che tu aprirai la stalla dalla porta della chiesa, con l'ostensorio, col Santissimo Sacramento, col baldacchino, così come è dovuto, con l'ombrellino. E quando uscì dalla chiesa e si aprì la porta della stalla, la mula, piuttosto che andare a mangiare e a bere, andò dinanzi ai gradini della chiesa e si inginocchiò dinanzi alla divina presenza. Antonio disse all'eretico, la tua mula vede più di quanto vedi tu, lei vede quello che tu non vedi, ha visto la presenza di Dio e si è inchinata, inchinati anche tu dinanzi alla divina presenza. Qua si fa eco questo miracolo alle parole che dice il salmista, l'orante, l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono, che muoiono, non si rendono conto, anzi tante volte gli animali forse hanno un po' più di gratitudine e non mordono la mano di chi dà loro da mangiare, anche le belve feroci hanno rispetto di coloro che danno loro da mangiare e magari se non ti fanno le fusa con un verso ti dicono la loro gratitudine. Quante persone invece né prima e né dopo di prendere i pasti ringraziano il Signore? Dico non tanto prima perché magari c'è un po' di fame e si è presi dal divorare quello che c'è dinanzi, ma almeno dopo, perché non ci si è strozzati, si potrebbe fare una preghiera per dire grazie Signore, perdonatemi la battuta. Quanta grettezza d'animo. Oggi questa festa ci permette di fermarci e stare con Gesù. Come diceva la pericope evangelica che abbiamo ascoltato, ad andare con i discepoli al piano superiore. L'Eucaristia che viene celebrata, siamo stati nel Cenacolo a Gerusalemme, dove c'è Porta Sion al Cenacolo, e lì la stanza al piano superiore, ecco, la realtà superiore, è qualcosa che va al di là di quella che è la nostra comprensione terrena, umana, intellettuale, quello che i nostri sensi non possono afferrare. Beh, la fede ti fa riconoscere. E allora ringraziamo il Signore per questa esperienza di grazia che ci dà da fare. Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia noi partecipiamo alla promessa che Gesù ha fatto, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, e ancora quella promessa che ha fatto quando Gesù fa quel discorso eucaristico nella sinagoga di Cafarnao, la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda, chi mangia questo pane vivrà in eterno, chiunque mangia e beve di me vivrà per me. E capite che se da un albero del giardino di Eden pendeva il frutto da cui è venuto all'uomo a causa della disobbedienza del primo uomo di Adamo, il peccato, la morte, da questo frutto che pende dall'albero patibolare della croce, il corpo di Cristo viene a noi, la medicina, la guarigione è il frutto dell'obbedienza del nuovo Adamo che nel suo corpo e nel suo sangue istituisce la nuova ed eterna alleanza, nel suo sangue versato per voi e per molti, molti inteso
per i molti, per le moltitudini, cioè per tutto il mondo, per tutti gli uomini del passato, del presente e dell'avvenire, per noi, per i molti, per quei molti che Dio attira a sé. Ma quanti? Molti sono i chiamati, ma pochi sono quelli che scelgono di stare con Gesù. Diceva un professore, uno scienziato, Enrico Medi: se i nostri fedeli comprendessero il tesoro inestimabile, la ricchezza del sacramento dell'Eucarestia, ci vorrebbero le forze dell'ordine 24 ore su 24 a regolamentare gli ingressi nelle nostre chiese, perché Dio, che si è fatto uomo, che si è fatto carne, ancora è presente qui nell'Eucarestia, e l'umanità dovrebbe accorrere a chiedere misericordia, a implorare pietà, perdono. Ancora oggi forse stiamo comprendendo quante parole, quante chiacchiere, ci troviamo in difficoltà. La nostra umanità, dice qualcuno facendo una disamina di quella che è la realtà odierna, questa pandemia, ha messo in ginocchio la nostra nazione, l'Europa, il mondo. E dovremmo avere il coraggio di rimanere in ginocchio, perché la posizione è giusta per pregare, per inginocchiarci dinanzi al Santissimo Sacramento, alla Divina Presenza, alla Maestà Divina del Re del Cielo e della Terra, del Signore del Tempo, della Storia e dell'Eternità, che ancora una volta si degna di stare e di sostare qui con noi, di comunicarci con il suo corpo, la sua stessa vita, di donarci il suo sangue per donarci vita. Egli ci comunica se stesso. Ecco il mistero grande che celebriamo oggi. E vogliamo ringraziare il Signore per questo dono di grazia. Mi piace concludere con un pensiero. Gesù manda due dei suoi discepoli. Sappiamo, quando scrive San Marco, quei due discepoli chi sono? Uno è Pietro, che racconta, sapete che San Marco è discepolo dell'apostolo Pietro, e racconta il Vangelo che dalla bocca di Pietro raccoglie queste informazioni, e il Signore lo accompagna con la grazia dello Spirito Santo, e lui ci dà questo Vangelo. E quindi uno è Pietro, l'altro chi è? Il discepolo che Gesù amava, Giovanni. Sono sempre questi due discepoli che vanno sulle parole di Gesù: andate in città, lì vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. La brocca d'acqua, la brocca d'acqua la portavano le donne, non gli uomini. È una sottolineatura. Ogni tanto ci sono i signori uomini che dicono alle loro mogli: vai tu a pregare per me in chiesa. Ogni tanto anche mio papà lo diceva alla mia mamma, no? E vabbè, prega tu anche per me, no? E ogni tanto dicevo: papà, ma se tu hai bisogno di una medicina, non se la può prendere la mamma, ognuno di noi, si dice dalle nostre parti, l'anima è a camisa, l'avemo divisa, cioè ognuno ha la sua, stiamo attenti, no? Come gli abiti, non è che... E tante volte c'è questo dire: vabbè, è una cosa, sì, magari è un servizio che magari è un po' più per, ecco, c'è quella gentilezza del tratto delle donne, quell'attenzione anche nell'ordinare le cose sacre. È vero, c'è, ho grande rispetto di questo, veramente. Però vedete, Gesù ci sta dicendo: quel servizio è un servizio che lo possono, anzi lo devono fare con una gentilezza del tratto anche gli uomini. Non è qualcosa che riguarda le donne solamente, e fa riferimento alle nozze di Cana, quella brocca che deve essere piena
di acqua. Che cos'è quell'acqua? Anche se dovessi mangiare il pane dell'afflizione e bere l'acqua della tribolazione, dice il profeta Isaia, tuttavia non si terrà nascosto il tuo maestro. E noi dobbiamo riempire d'acqua le nostre giare, le nostre brocche, e l'acqua della nostra sofferenza. E noi partecipiamo con la nostra sofferenza alle sofferenze di Cristo e uniamo le nostre sofferenze alle sofferenze di Cristo per la salvezza dell'umanità. Sono le nostre lacrime, il nostro sudore, la nostra fatica, le nostre delusioni, le tribolazioni, le incomprensioni, i tradimenti, gli smarrimenti, gli abbandoni, tutto quello che c'è nel nostro cuore. Siamo nel mese del cuore sacratissimo di Gesù, e Gesù ha assunto la natura umana, si è fatto in tutto simile a noi, eccetto che nel peccato, e ha avuto quei sentimenti che anche noi proviamo, e lui prova, ha provato per noi. Gesù ci insegna ad essere umani e a vivere bene la nostra umanità, nella misura e nella statura dell'umanità di Cristo, della sua divina umanità. Ecco perché ci dà se stesso, il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità, perché la nostra umanità sia unita alla sua divinità e la sua divinità ci renda degni. È lui che ci rende degni. Domine non sum digno sub intre sub tectum meum. Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, lo diciamo, no? Ma Gesù ci rende degni. Ecco che l'Eucaristia è guarigione, è liberazione ed è data per ricevere la grazia, per ricevere vita, per ricevere noi, ecco, quella medicina spirituale di cui abbiamo bisogno. Allora ci dia il Signore la grazia in questo giorno e in questi giorni che onoriamo il Santissimo Sacramento, ecco, di accostarci santamente a questi santi misteri per essere santificati dalla divina presenza, per essere noi, dove andiamo, tabernacoli che portano Gesù. Accogliamo Gesù perché Egli venga e stia stabilmente in noi e attraverso di noi. Possa ancora una volta, con le nostre opere, con le nostre parole, con il nostro buon esempio, essere tangibile ai nostri fratelli. Sia lodato Gesù Cristo.